Benvenuti a un nuovo video di Sistemista Italiano. Buongiorno a tutti. Piove sempre, piove, piove sempre, pioverà sempre anche fino a metà giugno, dicono. Nuova sigaretta elettronica Mini Fit, molto piccola, vedete? Neanche il mio indice. Va bene. Mi avete chiesto in tanti, in particolare RRGG, che mi ha chiesto di fare dei video sui Ptables, Dan Video che mi ha consigliato pure i Ptables e anche Piero Spanò mi ha scritto un bel messaggio sotto un video dicendomi: ah, se fai un video sui Ptables che è alla base di tutti, firewall, eccetera, eccetera. Quindi non so se lo faremo in una o due lezioni, penso più di una lezione sicuramente, perché l'argomento di Ptables è un po' lunghetto e quindi oggi vediamo co che cos'è. E diciamo le regole di base di IPTables, che è il firewall di Linux per eccellenza. Poi è chiaro che da con systemd, soprattutto con 107, ha abbandonato IPTables 107 e ha implementato firewalld, che è un altro firewall che vedremo in altri video. Oggi invece vediamo proprio come funziona IPTables dalle basi. Sigla. Eccoci, come dicevo prima, appunto oggi vedremo IPTables, che cos'è IPTables e come funziona. Innanzitutto un po' di storia, semplicemente che IPTables è un pacchetto che è stato, che ha la base NetFilter, che è un pacchetto, diciamo, che serve per filtrare i pacchetti, è un pacchetto che serve per filtrare i pacchetti di rete, e diciamo alla base appunto di IPTables c'è NetFilter. Dal kernel 2.4 è inserita appunto questa infrastruttura di manipolamento che si chiama NetFilter ed è stata però completamente reimplementata rispetto alle versioni presenti nei kernel precedenti. La cosa principale è che viene osservata l'intestazione dei pacchetti e questo viene fatto grazie diciamo, ai IPTables. NetFilter invece è parte integrante del kernel già dal 2.4 e la novità è che appunto vengono osservati i pacchetti e si decide la sorte di questi pacchetti in base alla policy che abbiamo definito nelle regole. Quindi andiamo al problema. Semplice, nelle macchine Linux ormai non più, se le installate con le nuove ISO, con le nuove release, non c'è più IPTables, bisogna installarlo e abilitarlo perché di solito viene fornito con firewalld. Su Amazon, se non sbaglio, non c'è neanche firewalld, quindi bisogna poi scegliere quale dei due utilizzare. Però, diciamo, per chi ha vecchi server 106 o anche all'inizio, per chi invece ha installato IPTables su 107 o chi utilizza altre distribuzioni Linux, è importante conoscere IPTables, ma è importante in ogni caso conoscerlo perché è un firewall che vi consente di filtrare i pacchetti in entrata e in uscita dalla macchina, quindi è un'ulteriore protezione dagli attacchi dall'esterno, comunque dai tentativi di connessione dall'esterno e anche dai tentativi di connessione in uscita, se non volete che alcuni server vadano da qualche parte. Quindi il problema è che come dobbiamo configurare IPTables affinché la nostra macchina riesca ad accettare le connessioni in ingresso, ma anche riesca poi ad uscire su internet per contattare i servizi che gli servono. La soluzione è imparare a usare IPTables e quindi andiamo a vedere come si fa. Soluzione. Innanzitutto vi dico che cos'è un firewall. Un firewall è, dalla parola stessa, muro di fuoco. In pratica è una barriera a livello logico che si trova attorno alla macchina, quindi fuori dalla macchina, sull'interfaccia della macchina, interfaccia che comunica con la rete, quindi nel caso di una macchina con due interfacce avremo un firewall che diciamo protegge tutte e due, oppure un'interfaccia sola viene protetta solo con l'interfaccia. E
diciamo, il concetto principale di un firewall, che è comune a tutti i firewall, è che ci sono delle tabelle o chiamate anche delle catene. Sostanzialmente sono divise, ci sono almeno due catene, quindi la catena di input e la catena di output, ovvero le regole in entrata e le regole in uscita. Queste catene non sono altro che un insieme di regole in base alle quali quando arriva un pacchetto o esce un pacchetto dalla macchina, viene analizzata l'intestazione del pacchetto e viene confrontata con le regole che sono state messe nella tabella, a partire dalla prima fino all'ultima. Se il pacchetto fa match con una di queste regole, si applica la policy associata a quella regola, che può essere accept, drop o deny. Se non fa parte di nessuno, se non fa match con nessuna delle regole, allora viene applicata la policy di default. Vi faccio vedere uno schema per facilitare il discorso. Ecco, come potete vedere da questo schema, questa è una tabella tipica di un firewall. Immaginiamo che sia una tabella di input, quindi nella catena di input abbiamo la regola 1, che cosa dice? Questa diciamo, la prima colonna generalmente viene indicato il numero della regola. Qua ci dovrebbe essere un errore perché dovrebbe essere 2, 3, 4, 5, 6, 7. Comunque, la regola 1 è la policy è allow, questa si chiama policy generalmente, il protocollo su cui viene applicato il controllo, l'IP sorgente che viene controllato, l'IP di destinazione che viene controllato e la porta. Allora, la regola 1 dice allow, quindi consenti sul protocollo IP qualsiasi sorgente che però abbia come destinazione 192.168.1.25 sulla porta 80. Questa regola dice che se arriva un pacchetto da qualsiasi sorgente arrivi, quindi nell'intestazione del pacchetto è indifferente l'IP sorgente, che però sia un pacchetto di tipo IP che abbia necessità di arrivare a questa macchina sulla porta 80, allora consenti il traffico, quindi il pacchetto viene lasciato passare. Allora, voi dovete pensare che i firewall generalmente vengono utilizzati i firewall perimetrali, nel senso che in una rete c'è un firewall che sta davanti alla rete e che fa a volte anche da router, e quindi il traffico che arriva da fuori è il firewall che deve smistarlo ai vari server. Per questo l'IP di destinazione è importante specificarlo, perché quando arriva un pacchetto da un IP pubblico, quindi da fuori, e deve essere indirizzato a una macchina all'interno, quindi a diciamo un IP privato, è il firewall che conosce gli IP privati della propria rete, quindi se nell'intestazione c'è scritto l'IP di destinazione, questo viene girato oppure no in base alle regole. La stessa tecnica viene usata per il port forwarding e per il NATing, ok? Ora però noi stiamo vedendo solo la regola firewall. Nel caso di una macchina singola, come un server singolo, una VPS, è ovvio che come destinazione si intende sempre comunque l'IP di quel server, per cui diciamo in destination voi avrete sempre soltanto un IP, che è quello del server. In sorgente invece verranno specificati i vari IP da cui può arrivare il traffico. Quindi diciamo in un firewall IP tables di una macchina singola è più importante la porta, il protocollo e la sorgente che la destinazione, perché la destinazione è sempre se stesso, d'accordo? Perché non viene generalmente il firewall IP tables viene usato all'interno della macchina. Poi ci sono infrastrutture, magari un po' più vecchie, mi viene da pensare, che utilizzano la macchina CentOS come firewall di tutta la rete. Allora sì, IP tables può essere usato anche come firewall perimetrale, per cui il traffico in entrata su quella macchina deve essere smistato sulle macchine dietro. Ovviamente lì c'è anche un protocollo di forwarding, eccetera, eccetera, di NATing, per cui in quel caso anche nell'IP tables bisogna diciamo, prestare attenzione alla colonna destination. La seconda regola invece che cosa dice? Requirement 2, quindi la regola 2, allow, quindi consenti il protocollo IP co di qualunque sorgente destinazione 1.25 porto 80. Ecco perché c'è questo errore, perché questa regola è identica alla prima, quindi questa si potrebbe del tutto eliminare, questa è una tabella con un errore. La terza regola è consenti il protocollo IP da qualunque sorgente porta 443 sull'1.25. Da qua voi potreste già cominciare a capire che il server 1.1.6.8.1.25 probabilmente è web server, perché ha bisogno di ricevere traffico in entrata sulla 443 sulla porta 80.
Mentre il server 1.10, vediamo chi è in grado di capire che cos'è, è probabilmente un server DNS perché la porta 53 viene usata per DNS. Allora, allow protocollo UDP da qualunque sorgente, destinazione 1.10, porta 53. Mentre il TCP, come vedete, deny è negato. Poi abbiamo un deny di qualunque pacchetto IP di qualunque sorgente per qualunque destinazione che sia sulla porta 53 e poi abbiamo il deny any any che è la regola, diciamo, l'ultima regola della tabella. Allora, come funziona diciamo l'analisi della catena? Quando arriva un pacchetto dall'esterno, il firewall apre l'intestazione del pacchetto, va a vedere la destinazione del pacchetto, la sorgente, la porta, il protocollo e poi applica la regola. Se fa match con una di queste regole, applica la policy che viene specificata nella colonna permission. Se non fa match con nessuna di queste, viene applicata la policy, l'ultima policy, ok, che probabilmente farà match perché in genere l'ultima policy è deny any any. Se neanche l'ultima policy viene applicata, fa match, allora viene applicata la policy di default. Per esempio, quasi tutti i firewall, IP tables compresi, hanno una policy di default. Ok? Cioè è una policy che viene applicata qualora non faccia match nessuna delle regole. Alcuni confondono l'ultima regola della tabella con la policy di default. Non è detto che sia così, perché l'ultima regola di una tabella non è altro che una regola qualsiasi come tutte le altre, che poi generalmente venga impostata per fare match in ogni caso se non vengono soddisfatte le regole precedenti, questo non significa che sia la regola di default. In questo caso l'ultima regola è deny any any, quindi è chiaro che se un pacchetto non fa match con nessuna di queste 5 regole che stanno sopra, sicuramente farà match con questa, nel senso che sicuramente la sorgente sarà any, la destinazione sarà any, non viene specificato il protocollo, non viene specificata la porta, quindi significa che tutto il resto finisce nella regola 6. In questo senso può essere chiamata come regola di default. Ora andiamo a vedere nello specifico sulla macchina CentOS come funziona. Noi qui abbiamo una macchina CentOS 7, dove ho installato io iptables con il comando, andiamo a vedere nell'history, ho stoppato firewall, l'ho disabilitato, ho installato iptables, io mi sto iptables services perché iptables è un tipo di pacchetto, poi bisogna installare anche il pacchetto iptables services con la S finale. Dopodiché ho eseguito il servizio e abilitato il servizio. La prima cosa che vi devo dire è appunto il comando principale che è quello per vedere quali sono le regole attuali impostate nelle varie catene iptables, spazio meno L maiuscolo meno N. E come vedete vi fa vedere appunto le tre catene principali che sono diciamo definite di default su iptables, la catena di input o tabella di input, come volete chiamarla, la catena di forward e la catena di output. Quindi la catena di input è tutto il traffico in entrata sulla macchina, la catena di forward è diciamo una catena che viene usata per forwardare i pacchetti qualora fosse necessario. Quindi tutti i pacchetti con sorgente 0000 e destinazione 0000 vengono rigettati, target reject. E poi c'è la catena di output, che come vedete è vuota. Quando una catena è vuota o quando, ripeto, un pacchetto non soddisfa nessuna delle regole, viene applicata la policy default, che è quella che trovate in questa parentesi qui. Quindi nella catena di input la policy default è accetta. Ciò significa che se un pacchetto non fa match con nessuna di queste regole, viene accettato. Ok? Io non vi sto dicendo che sia sbagliato. In questo caso non è sbagliato perché, come vedete qua, l'ultima regola è deny all, perché è react, protocollo qualsiasi, da qualunque sorgente, qualunque destinazione, react with HMP host prohibited. Questo react with HMP sarebbe diciamo un tipo di react diverso dagli altri, perché questo react dice rigetta con HMP host prohibited, con il messaggio che deve essere restituito al sorgente. Ok? Analizziamo questa tabella. Allora, la prima regola è accetta tutti,
di qualsiasi sorgente, di qualsiasi destinazione, soltanto se lo stato è related o established. Questo significa che se la connessione è in stato related o in stato stabilita, la deve accettare. Questo serve assolutamente alla macchina per comunicare, perché una comunicazione in uscita riceverà in entrata del traffico. Questo traffico in entrata, siccome la connessione è già established, deve essere accettata. Quindi è importante che questa regola ci sia in tutte le macchine, perché altrimenti la macchina non comunica con nessuno. Poi accetta in entrata qualsiasi pacchetto da qualsiasi sorgente, qualsiasi destinazione che sia di tipo ICMP. Questo significa che accetta il ping in entrata. Poi questa regola invece, che è la regola numero 4, come vedete, scusatemi, questa regola qui, come vedete, sembra essere una regola che accetti tutto in entrata, perché 0000 sta per any, quindi qualsiasi sia la sorgente, qualsiasi sia la destinazione, tutti i protocolli devono essere accettata. Innanzitutto, allora qui vi devo dire due cose. Primo, perché il comando che è stato lanciato, iptables-n, non fa vedere tutte le colonne. E poi non abbiamo il numero della riga, che potrebbe essere comodo per sapere qual è il numero della regola che vogliamo eliminare nel caso in cui vogliamo eliminarla o modificarla. Allora, iptables-l maiuscolo -n-linenumbers, innanzitutto vi aggiunge il numero della riga della regola, che è importantissimo. Ma inoltre, se noi applichiamo anche il comando, l'opzione -v, non solo vediamo il numero della riga, ma vediamo anche un'altra cosa importantissima, che è l'interfaccia di input sul quale è applicata la regola, sulla quale è applicata la regola. In questo caso, se vedete, è comparsa un'altra colonna, che è che è low, vuol dire loopback. Quindi ecco spiegato perché questa regola in realtà non è una regola che accetta tutto in entrata, accetta tutto in entrata, ma dall'interfaccia di loopback, cioè da se stesso. E questo è importante perché altrimenti la macchina non comunica neanche con se stessa. Voi dovete sapere che iptables è un firewall che filtra anche i pacchetti che sono destinati a se stesso, proprio perché iptables appunto filtra anche pacchetti che sono destinati all'interfaccia di loopback. Questo è importante, infatti, ricordarlo qualora abbiate dei problemi anche a comunicare con voi stessi. Se la macchina se stessa ma si manda i pacchetti, qualcosa non vi torna, magari anche un ping a localhost non vi torna, probabilmente iptables, a cui non è stata aggiunta questa regola qui, che è fondamentale. Poi, come vedete, c'è una regola 5, che è appunto al numero 5 della catena, accetta il protocollo TCP di qualsiasi interfaccia, da qualsiasi IP, per qualsiasi destinato a qualsiasi IP. Quindi, diciamo, nel nostro caso a noi stessi, perché chiaramente stiamo proteggendo solo noi stessi, di cui stato è new della porta 22. Stato new vuol dire che non è una connessione già stabilita, è una connessione che la sto stabilendo in quel momento. Quindi mi sta arrivando in quel momento una richiesta sulla porta 22. Questo di default viene messo su iptables, altrimenti non ci si può connettere in SSH alla macchina, e viene fatto proprio di default quando si installa il servizio. Attenzione, perché vi sto facendo vedere le regole, a parte questa che l'ho aggiunta io, però la togliamo. Sto facendo vedere le regole di default che vengono installate su iptables nel momento in cui viene installato. E poi c'è la regola 5, che è un React all di qualsiasi interfaccia, da qualsiasi IP per qualsiasi IP, e deve essere rigettato con questo tipo di risposta. Ora, vedete cosa c'è tra parentesi? Chain input policy abject. Questo significa che la policy di default di iptables per la catena di input è accetta. Se non ci fosse la regola 5, probabilmente tutti i pacchetti in entrata verrebbero accettati. Quindi tutta questa serie di regole sarebbe inutile. Ora vediamo come cambiare la policy abject di default della catena di input. Per quanto riguarda le altre due catene, i discorsi che faremo sulla input sono identici anche per le altre due catene, soprattutto per l'output. Quindi, diciamo, generalmente in output si lascia tutto aperto, senza regole. Ciò significa che la macchina può uscire e andare dove vuole. Poi è chiaro che, volendo, si possono anche definire delle regole di output, se vogliamo anche limitare l'uscita del traffico della macchina. Questo magari lo vedremo nel prossimo video. Ora proviamo a cambiare la regola di default della catena di input. Per cambiare la regola di default di una catena è sufficiente lanciare il comando iptables
meno P, che significa cambiare la policy di una catena esistente, specifichiamo la catena che è input e mettiamo drop. Se noi andiamo a rifare l'elenco delle regole, vedremo che qui è cambiato, non è più accept ma è drop come policy. Quindi significa che la regola 5 in teoria la potremmo eliminare. Questo significa appunto che se un pacchetto non fa match con nessuna di queste regole, viene automaticamente droppato. Andiamo a rimettere la regola su accept e vediamo se l'ha cambiata. Ok. Adesso è stata ricambiata in accept. Ora vediamo come si può appendere una regola a questa catena. Attenzione, perché appendere una regola vuol dire metterla in fondo alla catena. Ciò significa che, siccome, come vi ho spiegato prima, c'è una priorità in cui viene fatto il controllo, se la regola che appenderemo adesso sta alla linea 6, probabilmente, ma nella linea 5 c'è un deny all, è probabile che la regola 6 non verrà applicata, perché, come vi ho spiegato prima, il controllo del pacchetto viene fatto dalla regola 1 in giù. Se fa match con una di quelle regole, non si passa alla regola successiva. Ora proviamo a simulare, per esempio, di avere su questa macchina il Tomcat e quindi vogliamo consentire in entrata il traffico sulla porta 80. La regola che dovremmo aggiungere sarebbe questa qui. Però abbiamo detto che vogliamo fare un append, quindi facciamo meno a. Allora, iptables meno a significa append, cioè aggiungi alla catena. Poi si specifica il tipo di catena. Meno p si specifica il protocollo. Meno meno dport sta per porta di destinazione. In questo caso per porta di destinazione si intende la mia porta. Perché? Perché il traffico arriva da fuori ed è destinato a me stesso. Attenzione a non fare confusione con destination e source. Quando il traffico mi arriva da fuori, la destinazione sono io. Ok? Quindi sia l'IP di destinazione che la porta di destinazione sono le mie porte. Quando il traffico invece dalla mia macchina esce, io sono il sorgente e la macchina verso cui va il traffico è la destinazione. Quindi la catena di input è normale che in destinazione abbia sempre me stesso. Se parliamo di un firewall circoscritto alla mia macchina, se parliamo di un firewall perimetrale, invece il discorso è diverso perché la destinazione può essere anche una macchina che sta dietro di me, essendo io il firewall di una rete intera. Però quello è un altro discorso. Oggi vediamo il firewall circoscritto alla mia macchina. Un firewall circoscritto alla mia macchina avrà nella regola di destinazione sempre per forza me stesso. Ok? Mentre come sorgente può essere chiunque, una macchina della rete, una macchina esterna, qualsiasi macchina. Quindi questa regola qua, che vi dice appunto iptables meno a, quindi aggiungi alla chain di input del protocollo TCP meno destination port, la porta 80, quindi il Tomcat per capirci, e che cosa devi fare? Meno j è la policy che vogliamo applicare, cioè quello che viene scritto in questa colonna, scusate che non la trovo più, eccola qui, target sarebbe la policy. Accept deve accettare il traffico. Se io lancio questo comando e vado a vedere la lista delle regole, vedrete che la regola che ho creato viene aggiunta dopo la regola 5. Ora noi per simulare di avere il Tomcat qui, non volendo installare il Tomcat, vi insegno a usare un altro tool importantissimo che è Netcat, che vi consente di andare in ascolto su una porta anche se non c'è il servizio che realmente ascolta su quella porta. Quindi bisogna installare un pacchetto che è NCAT, mi pare no, NC, yum install NC. Una volta installato NC e quindi tutti i pacchetti che da esso ne derivano, quindi nmap NCAT, noi abbiamo a disposizione un tool che è NC. Se noi facciamo NC-L8080, praticamente stiamo dicendo a NCAT, simula diciamo, va in ascolto sulla porta 8080 e quindi simula che ci sia un servizio che è in ascolto su quella porta. Per cui, e rimane, come vedete qua, in attesa. Ora, da un'altra macchina, nel nostro caso useremo il mio Mac, proviamo a fare un telnet sull'IP della macchina CentOS sulla porta 8080 e vedremo che la connessione viene rifiutata. E voi vi chiederete perché viene rifiutata se c'è una regola che invece la consente? La risposta è che viene rifiutata
perché la regola è stata messa in fondo alla catena. Prima di questa ha fatto match quest'altra regola, per cui il pacchetto è stato rifiutato. Allora che dobbiamo fare? Innanzitutto eliminiamo la regola, quindi per eliminare una regola lanciamo il comando iptables-d, la catena in cui vogliamo agire, eliminare la regola, e poi il numero della regola da eliminare, in questo caso è la 6. Ecco perché è importante avere anche il numero delle regole specificato nell'output. Quindi eliminiamo la regola 6, andiamo a rifare un list delle regole, vedete che la regola 6 non c'è più, e ora andiamo, invece di fare iptables-a, faremo un iptables-i, che vuol dire insert. Di default il comando i inserisce la regola all'inizio della tabella, quindi vedremo qui che la 1 diventerà 2 e la nostra regola diventerà 1. Poi è possibile, volendo, anche inserire una regola all'interno, in una posizione specifica della tabella, e poi vi farò vedere come si fa. Quindi iptables-i input-p protocollo TCP meno di porto 8080 meno j accept. Quindi sto dicendo al mio firewall: accetta il traffico rientrato sulla porta 8080 e aggiungilo all'inizio della catena. Se andiamo a vedere adesso la catena, vedrete che la regola è stata messa all'inizio. Ok, quindi se io rivado a fare in ascolto sulla porta 8080 e rivado a fare un tell, sicuramente avrò successo questa volta. Vedete? Connesso 207 onnettelecomitalia.it, vabbè, questo è il mio router, e escape character is. Se io, vedete, se io scrivo qualcosa qui, ciao, automaticamente arriva di qua. Questo è utile anche per capire se il traffico sta passando. Traffico in entrata. Ecco a cosa serve anche il netcat. Quindi usciamo da qui, andiamo a fare un Ctrl C, e come vedete anche qui viene chiusa la connessione dall'host foreign host, dall'host straniero. Vi ricordo una cosa, che quando aggiungete una regola su iptables, se volete poi salvare la regola in modo tale che al riavvio di iptables della macchina questa venga mantenuta, dovete lanciare il comando service iptables save. E come vedete lui va a salvare le regole dentro etc sysconfig iptables. Se voi andate ad aprire questo file, etc sysconfig vedete che qua ci sono tutte le regole che sono definite all'interno del firewall. Vedete, meno a input, meno p 8080 accept, meno low, meno j accept, meno p state, meno react, eccetera eccetera. Se volessimo svuotare una catena, potremmo usare tranquillamente il comando -f, che consente di svuotare una catena. Quindi proviamo a vedere se svuotiamo tutta la catena di input. iptables-f input. Ho fatto un flush di tutte le regole di input. Se noi andiamo di nuovo a vedere, come vedete, il traffico delle regole di input, come vedete non c'è più nessuna regola. Siccome però la policy di default è upset, io non sono stato scollegato dalla 22, anzi, proviamo a collegarci di nuovo con la 22 da un'altra sessione e vediamo se mi accetta in entrata il traffico. Come vedete viene accettato. Perché? Perché la regola di default della catena di input è accept. Se avessimo avuto come regola di default deny, saremmo stati sia scollegati dalla sessione, ma probabilmente non ci saremmo neanche potuti più rientrare. Quindi saremmo dovuti andare direttamente in console. Ora che abbiamo svuotato la regola, però vogliamo ripristinare tutte le regole, dato che non abbiamo lanciato il comando save, tutte le regole comunque che c'erano prima sono salvate nel file, quindi nel file di configurazione di iptables. Quindi è sufficiente riavviare iptables, e se andiamo a vedere le regole, come vedete lui automaticamente si è riconfigurato tutte le regole che aveva. Quindi non vi preoccupate se fate un meno f, l'importante è che non salvate, perché se salvate viene svuotato questo file, quello che abbiamo visto prima, e quindi tutte le regole voi le andate a perdere. Questo è importante se volete farvi anche un backup delle regole, basterà salvarvi questo file e avete un backup di tutte le regole configurate. Ora vediamo invece
Come fare per aggiungere una regola in una posizione specifica? Molto semplice, mettiamo il caso che questa regola 1 la vogliamo eliminare, quindi andiamo innanzitutto ad eliminarla con iptables-d input 1, quindi andiamo a eliminare la regola 1 della catena di input, meno d vuol dire elimina, andiamo a rivedere se è stata eliminata, è stata eliminata. Mettiamo il caso che vogliamo aggiungere la posizione 2, quindi andiamo a fare un iptables-i, non meno a, perché meno a me la aggiungerebbe alla fine, meno i, mettiamo la catena input, mettiamo la posizione, quindi 2 spazio, e poi tutto il resto. Se andiamo a fare un view delle regole, vedremo che la nostra regola è stata messa alla posizione 2. Questo è importante se volete aggiungere una regola in una posizione specifica, perché magari prima deve essere controllata magari il pacchetto con una regola precedente. Detto questo, possiamo andare alla conclusione. Ecco, abbiamo visto che cos'è un firewall in generale, come funziona generalmente un firewall perimetrale o un firewall localizzato alla macchina. Abbiamo visto le regole principali, le regole di default di una catena, cosa sono le catene, come si aggiungono regole, come si inseriscono in una catena e come si salvano le regole per poi averle disponibili a successivo review della macchina. Questo, diciamo, è una lezione su iptables, una prima lezione, poi ne faremo altre sicuramente in futuro, però già con questa lezione voi siete in grado di aggiungere una regola in entrata, quindi tenere iptables attivo, fare in modo che il traffico d'entrata su una porta specifica venga accettato, poi magari in futuro vedremo come specificare invece l'indirizzo IP da cui arriva il traffico, quindi per limitare il traffico d'entrata solo da specifici IP e quindi rendere il vostro firewall ancora più performante. Io spero che il video vi sia piaciuto, vi invito a mettere un mi piace, a scrivere nei commenti se avete dei suggerimenti o delle domande, a iscrivervi al canale e a ricordarvi che senza sistemisti l'informatica non funziona. Al prossimo video!